po' di scotch qua. Sindaco, ci butti un po' di scotch, dobbiamo attaccare la croce! Non fa niente. 21 maggio, siamo a Milano, Palazzo Marino, pieno centro della città della moda che si sta riprendendo ora in questa fase 2 dal Covid-19, e ci troviamo qui per una manifestazione di grande importanza, una manifestazione per una persona ma che rappresenta tantissime altre persone che hanno subito la crisi, ma in maniera ben maggiore rispetto a tante altre persone che hanno visto solo eroso il proprio reddito. Sono persone che stanno in mezzo alla strada, con figli, bambini, persone invalide, e sono qui perché vogliono una casa popolare, non vogliono fondi perduti di denaro in qualche maniera, non vogliono sgravi fiscali, vogliono un tetto. E a Milano sapete benissimo, in base ai servizi che abbiamo fatto lungo tutti questi anni, quanti alloggi di ALER e di MM vuoti ci sono, quindi parliamo anche di case popolari, soprattutto di case popolari a Milano. Andiamo a vedere che cosa stanno facendo queste persone. Mi metto qui a fianco a questa croce che per tutti noi è un riferimento, e siamo qui con Sonia, con l'associazione Protetto, con Morena Galimberti, con il presidente, prego, Fernando Barone. Fernando, puoi spiegarci tu la situazione di oggi, che molti conoscono, ma è giusto sensibilizzare e ridirla di nuovo? È una cosa semplicissima: abbiamo una mamma con 3 figlie, una disabile e una minorenne, siamo in momento Covid ed è a spasso. Allora, secondo noi non è una cosa giusta, quantomeno un alloggio di fortuna affinché si temporeggi, finché non arriva appunto il suo alloggio, che tra l'altro dovrebbe essere nel prossimo. Ecco, ti faccio 2 domande, Sonia, grazie Fernando. Per prima cosa, com'è composta la tua famiglia? Siamo io e 3 figlie. Io e 3 figlie, di cui una minorenne, una invalida e un'altra ragazza. Tu stai lavorando, stai facendo qualcosa, adesso, hai un minimo di reddito? Adesso sono in casa integrazione. Ok, il problema per cui non ti viene dato un alloggio nelle case popolari qual è? Perché ti dicono di no, visto che tu, ce lo puoi dire tu, hai tutti i requisiti per poterlo fare? Se vuoi anche ricordare quali sono i requisiti, così i nostri amici lo sanno. Allora, i requisiti penso che, voglio dire, ho una domanda di emergenza, ho un decreto del tribunale, ho una figlia invalida, ho una minorenne, un decreto del tribunale, la residenza in chiesa, insomma tutto l'insieme, penso che, io sono andata a leggere, dovrebbe essere un anno. Assolutamente sì. Ok, detto questo, la loro risposta dal 2017 a oggi è che non ci sono alloggi idonei alla mia famiglia. Per questione di metrature? Per questione di metrature. E io gli ho detto, va bene, datemelo anche più piccolo, no? Più piccolo non si può. Bene, datemelo da risistemarmi, basta che mi date una dignità e una mia famiglia, riunire la mia famiglia, certo. Perché questa cosa è una sofferenza per me. E poi in 70 giorni di Covid, io comunque sono in giro, nessuno si preoccupa di una minorenne, di una ragazza, niente, non ci sono interessi, cioè abbandonata dallo Stato, proprio così. Sì, sono quelle cose per cui poi fa arrabbiare, per non dire di peggio, perché no, trovano la signora che va a fare la spesa, viene multata perché non ha l'autocertificazione. Sì. Ma ti faccio un'altra domanda. Allora, io so che tu risiedevi o comunque sei di zona Quarto Giaro. Sì. Sai che qualche settimana fa, proprio in periodo Covid, ci sono dei Rom che hanno occupato degli appartamenti anche abbastanza ampi. Certo. Poi chiaramente, siccome davano anche fastidio a tutti quanti, sono stati sgomberati. Ma perché non ti viene assegnata quella casa? Perché Rabaiotti che dice in questa Rabaiotti situazione? Rabaiotti risponde che è il comune che deve dire ok, possiamo dare questa casa. E per oggi? Per siamo ora... oggi, dal 2017 a oggi, sempre le solite risposte. Va bene, che dire. E la cosa più grave è che a oggi comunque io non ho più dove andare. Quindi, non so, qua non interviene nessuno ti, fa è data, ti è stata data la possibilità col Covid di avere un posto dove risiedere, visto che dicevano tutti a casa, tutti a casa? Pelo. Io penso che questo è il mio compagno dei prossimi giorni. La situazione di Sonia ormai è conosciuta da tutte, è anni che ormai la situazione di Sonia lo sanno tutti quanti. Anche nel periodo del Covid noi siamo andati a parlare, abbiamo avuto un incontro con l'assessore Rabaiotti. Sta di fatto che questo è il risultato. Sì, ho capito. Cioè non lo si può
evitare un problema così grave. No. Anche perché quando gli dicono non ci sono case e alloggi idonei alla sua unità, o sono troppo piccoli o sono troppo grandi. È semplice. Se fosse piccolo, esistono i letti a castello, Tullio. Esistono i letti allora, a castello. Allora, io sarei invece per una questione di buonsenso. Se una persona non ha una casa, in questo momento si adegua magari ad avere qualche metro quadro in meno, Ma magari non avere gli infissi di ultima generazione. Ma gli si dà un tetto, ovvio, l'acqua, il bagno, il riscaldamento e la possibilità di unire il nucleo familiare. Quattro anni, decreto del tribunale, del giudice, Covid-19, lei è ancora qua. Ha tutto in regola e la cosa bella di Sonia è che lei non vuole occupare, questo la sta mistificando a farla, lei non vuole occupare, lei vuole solo i suoi diritti, punto, basta, tutto qua. Assessore Ravaiotti, si faccia sentire, la prego, noi non vogliamo la guerra, noi non vogliamo combattere, siamo persone pacifiche, siamo qua. Se lei mai volesse venire a trovarci questa notte, noi siamo qua. Questo è l'alloggio di Sonia, è un sacco a pelo. Vergogna. I suoi figli hanno diritto di stare in una casa, di stare con i propri genitori, con la propria madre. Esatto. I suoi figli sono al sicuro in casa, i suoi no. Equità, l'aspettiamo. Giustizia sociale. Un comunicato, signor sindaco, con tutto il rispetto, giovedì scorso le è stato comunicato che noi eravamo qua, lei ha preferito uscire dalla porta secondaria, noi siamo qua, o la prossima volta verremo sotto casa sua, non c'è nessun problema, con calma, grazie. Ecco, direi che le parole hanno già spiegato tutto, la questione di un sindaco che scappa, non dice due parole alle persone che comunque hanno delle problematiche così gravi e che li portano a situazioni veramente molto gravi, ancora di più. Fa veramente pensare. Diciamo una cosa, in questi giorni è successo un qualcosa di nuovo. È stato detto dalla Regione Lombardia, che gestisce un'altra parte delle case popolari, quelle ALER, che verranno liberati degli alloggi. Speriamo che la politica riesca a mettersi d'accordo per arrivare ha un compromesso che sia dare avanti un diritto, cioè dargli una casa a Sonia. Noi aspettiamo di sapere cosa succede a Sonia. Andiamo avanti. E amici di City Report, siamo davanti a Palazzo Marino, vi raccontiamo diverse situazioni che succedono nelle case popolari di Milano, MM, ALER, il racket, eccetera, che voi sapete che seguiamo da anni. Guardate questa situazione che vi racconterà questo signore, che cosa è successo? Vai pure, presentati. Paolo Garibaldi, volontario presso la comunità Remar Recupero Emarginati, in 53 paesi del mondo, anche a Milano. Collaboriamo con i Senza Fissa Dimora per l'emergenza freddo, ho cucinato personalmente nei vari centri che il comune dà alla nostra associazione per i Senza Fissa Dimora. Questo ragazzo, Nicola Catareta, due tentati suicidi, 10 anni in strada a Milano, fa richiesta al CPS di zona, rifiutato. Zona San Siro. Richiesta ai servizi sociali di Milano, zona 7, rifiutato, nessuna presa in carico. Presidente Marco Bestetti di Forza Italia. Non so chi fa, voglio dire. Lo aggiungiamo noi per completezza. Per precisare devo fare una considerazione che conosco l'assessore De Marchi, il Pier Francesco Maiorino, che a tempi di elezioni vennero a chiedermi un sostegno nella sede della comunità tramite un ragazzo morto di Covid, amico della De Marchi. Questo ragazzo in una situazione di chiusura di comunità si deve trovare obbligatoriamente in un'altra struttura o per strada. Ho preso la sua situazione a cuore perché ha due bambini in adozione temporanea giù in Sicilia. L'ho portato a casa in una casa incomodato d'uso che ci ha dato la comunità evangelica e quando mi sono presentato al CPS di zona è stato preso in carico dopo le mie denunzie. I comuni di servizio zona 7 l'hanno preso in carico dopo le mie denunzie. Morale della favola, essendo un senza fissa dimora, abbiamo presentato domanda per i buoni spesa al comune di Milano. Nelle liste è stata rigettata la sua richiesta. Da precisare che il mangiare l'assessore De Marchi, avendo chiamata personalmente, a distanza di 2 giorni mi ha fatto avere il mangiare per il signor Gadaleta. Ciò non toglie, non è ammesso in uno Stato di diritto dove i diritti di Costituzione previsti per legge vengono lesi, il diritto della dignità dell'essere umano, e non può essere ammesso che un extracomunitario viene pagato 35 euro al giorno e gli viene dato un tetto, i pasti e tutto, e un italiano debba vivere per strada 10 anni abbandonato
da questo comune, Milano. Sì, ma non può neanche essere che uno debba telefonare sue conoscenze, eccetera, per far dare qualcosa che è un diritto. No, no, io al di là della bontà di chi l'ha fatto, però non può funzionare ma così. Ma no, io ho segnalato i casi, come lui tantissimi altri casi, e non è corretto che questo possa avvenire, perché la giustizia sociale e l'equità sociale deve essere garantita ad ogni cittadino. Spero che il Comune di Milano sia sensibile a questa situazione d'emergenza di tanti italiani. Chi vi parla è un senza fissa dimora. Ho fatto la domanda dell'alloggio popolare e sono disabile al 75% che rischio la sedia a rotelle. Quindi speriamo che qualcuno veramente riesca a dare voce a questa gente disperata. Io ho avuto l'aiuto di Dio, lui ha avuto l'aiuto di Dio. Che il Signore benedica voi che date informazione per noi che siamo i poveri e gli ultimi. Nicola. Nicola, volevo sapere un attimino, questa situazione in problemi di disparità che succedono anche nelle case popolari, dove chi segue la legge è in mezzo alla strada, soffre e non ha da mangiare, chi spaccia, fa prostituzione e attività criminali, occupa le case insieme al racket. Tu mi hai raccontato che hai sentito una situazione. Ho visto con gli occhi l'hai miei. Vista? Raccontala pure. Ho visto con gli occhi miei mentre ero in casa, vedevo continuamente, sentivo il carabinieri, cioè la polizia arrivare sotto in via Ovalia. Continuamente, allora mi sono insospettito, dico, ma io vado, scusami, quartiere Barona. Barona, Famagosta, Barona. E vedevo continuamente le persone che abusivamente occupano e persone addirittura che rischiano la propria vita, ragazzi pelati, salendo fino agli ultimi piani, che si buttano. Si arrampicano dietro alla fanno finestra, i trapezisti per alla entrare. Finestra, e la polizia sta scende e non li vede, non li ha visti, e dopo sono arrivati di nuovo, fino a quando hanno preso quella casa. Ho domandato a questa marocchina, da 3 mesi è in Italia, non sapeva quasi niente, si è intrifolata, hanno messo già la porta, già se l'è occupata, non le hanno fatto un bel niente. Quindi, e loro sono stati, i poliziotti sono stati lì fino a quando questi del racket, come li volete chiamare voi, non li hanno trovato. Loro sono stati fuori, i ragazzi della polizia in via Ovada, a parlare perché erano giovani o che ne so, che non erano capaci di prenderli questa gente. Siamo sempre qui a Palazzo Marino, una giornata di maggio, fase 2 Covid, sono arrivate anche le forze dell'ordine, ci sono tantissime persone con dei problemi veri e concreti. Siamo qui con Fernando Barone e con Morena Galimberti. Parlo prima con Morena. Morena, adesso sono circa le 17, le 18. La signora cosa farà oggi? Niente, continuerà a stare qui, supportata da noi. Passeremo la notte con lei. Staremo qui ad oltranza finché qualcuno si sveglierà e verrà a parlarci, perché di questo ne abbiamo bisogno, a parlarci con delle risposte, darci delle risposte concrete. Comunque noi passeremo la notte qui. Ok, e noi ripasseremo a visionare la situazione, più che altro per aggiornarvi. Fernando, cosa ti aspetti? Tu come presidente conosci tutte le realtà da innumerevole tempo. Sì. Cosa ti aspetti da questa protesta, dato che l'ultima volta il sindaco Sala si è eclissato, per usare un buon termine? Va bene, soprattutto le ultime parole erano: io sto con le persone, con le ultime, quelle più disabili, con disagio, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un caso da risolvere non domani, ieri. Per cui spero, confido nel buon senso, che è la cosa più semplice. Buon senso. Ok, per ora, pomeriggio, City Report, Palazzo Marino Milano con Sonia e la Protetto, ma ci rivediamo più tardi, quando caleranno le luci e queste persone che sono qua dovranno cominciare a far pensare ancora di più quello che stanno facendo, se hanno ancora una coscienza. Andiamo avanti. Cari amici, City Report, Palazzo Marino, siamo qui davanti alla sede del Consiglio Comunale di Milano, dove sapete esserci una maggioranza di centrosinistra con un sindaco che si chiama Beppe Sala, eccetera, 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 PD. Siamo qui con un consigliere comunale, chiaramente dell'opposizione di Forza Italia, Alessandro De Chirico. Alessandro, ti sei unito a questa manifestazione, a questa richiesta anche un po' estrema, con la croce e le catene, per la causa delle persone senza fissa dimora. Cosa mi puoi aggiungere su questa situazione? Cosa farai? Ma allora, è una situazione scandalosa che dopo 3 anni una signora da sola con 3 figli, di cui una disabile, non abbia ancora ricevuto una casa. Non è la sola, con gli amici
di protetto, siamo costantemente in contatto, cerchiamo di risolvere i problemi dei senza tetto, dei senza fissa dimora. Purtroppo sembra che, ad essere onesti, si venga penalizzati in questa città. Abbiamo visto anche durante l'emergenza del lockdown del coronavirus, ci sono state tantissime occupazioni. Fortunatamente adesso le forze dell'ordine stanno provvedendo a liberare le case occupate in quartieri come Calvaerate, Corvetto, San Siro, Giambellino, Laurenteggio, eccetera eccetera. Speriamo che presto si assegnino queste famose case. In tanti mi chiamano, ho ricevuto una telefonata anche oggi di una signora a cui hanno offerto una casa di 50 metri quadri e una famiglia di 3 persone con 2 minori, un maschio e una femmina, che quindi cresceranno e avranno le loro esigenze. 50 metri quadri con l'amianto, e gli hanno detto: o prendi questa o niente. È assurdo, capisco che ci siano difficoltà, e ancora di più ce ne saranno nel breve termine. Quindi, come battuta finale, diciamo che Fernando Barone, presidente della Protetto, e le immagini della scorsa settimana ci dimostrano che il sindaco della sinistra, il sindaco dell'accoglienza, della stiamo bene tutti, andiamo avanti, si è rifiutato di parlare con questi manifestanti. Scandaloso. Cosa pensiamo di questo? Eravamo qua anche settimana scorsa. Voi dovete sapere che il Consiglio Comunale si sta ritrovando ancora oggi, anche adesso. Io sono collegato con l'aula virtuale. Qua noi non ci riuniamo più, veniamo a manifestare, perché comunque è un nostro diritto quello di sedere nei nostri scranni, di poter proporre qualcosa di buono per i milanesi. Eravamo qua anche settimana scorsa. Il sindaco, mentre noi eravamo qui, stava facendo una diretta su Instagram con una nota blogger, e commentate voi, io non aggiungo altro perché sennò mi dicono che sono fazioso. No, commento io, cioè ci sono situazioni che veramente coinvolgono delle persone che non hanno da mangiare, da bere, dove andare a dormire con i loro figli. Questa dovrebbe essere la priorità non solo per un sindaco, per qualsiasi persona dotata di buon senso e di umanità. L'umanità che usano per determinate manifestazioni di richiedenti asilo, eccetera, non esiste per gli italiani, e non è oggi, è parecchio tempo che va avanti così. Chiudiamo per questo momento la puntata, ringraziamo Alessandro De Chirico. Grazie a voi. Ci vediamo più tardi, perché la manifestazione prosegue anche in notturna. Tullio Trapasso, City Report. Cari amici di City Report, Palazzo Marino, siamo qua per la questione della signora Sonia, che vi abbiamo spiegato prima, insieme alla Protetto, e sono le 11, le ore 23. Come vedete, le luci di Palazzo Marino sono accese. Quello che ci manca per ora sono ancora le risposte, e vi facciamo vedere brevemente come sarà la notte di questa signora che avete conosciuto prima. Come potete vedere, c'è qui la croce. La Sonia è incatenata col suo saccappello sul gradino, e ci troviamo di fronte a Palazzo Marino, Comune di Milano. Uno spettacolo veramente da inorridire, in una città che si dice internazionale, moderna, accogliente, vedere le persone che sono costrette a fare queste proteste, ma soprattutto a dormire veramente per la strada. E non è il primo giorno. Oggi è più documentato del solito, ma non vi crediate che negli altri giorni se la passi meglio. Comunque, di tutto questo poi vi daremo a sapere quali mutamenti, quali condizioni cambieranno, perché qui la lotta si fa veramente dura per difendere le persone senza tetto e tutti quelli che non hanno, da parte di chi governa, come in questo caso la giunta di centrosinistra di Beppe Sala, nessun rispetto, non hanno nessun valore i diritti per certe persone, soprattutto se sono italiane. Insieme a noi, come potete vedere, c'è Fernando Barone, che non lascia sicuramente soli le persone che fanno parte della sua associazione, tutte quelle che segue. Vieni pure qui, Frank. Fernando, sono le 23. Ci siamo già detto tutto. Ci siamo già detto adesso tutto. Noi con l'associazione ci diamo il cambio ogni 3-4 ore con altre persone, e ovviamente non possiamo lasciarla da sola, però penso che un gesto così forte debba quantomeno essere preso in considerazione, più che per lei e per le 3 figlie.
io penso che il buon senso sia la cosa migliore. Va bene, con questo direi che vi abbiamo detto tutto, ma non finisce qui. Un saluto, si tira il porta tu dietro a passo.